La parola a Giorgio Martini, autorità di gestione del PONMETRO, per dirci che ci riferirà appunto cosa si è fatto nelle città per la resilienza urbana. Buongiorno, buongiorno a tutti, provo anch'io a condividere. Ecco qua, riuscite a vedere? Sì, se può metto la Sì, scherma intero, grazie. perfetto, come no, ecco qua. Benissimo, allora, sì, insomma, mi sono chiesto di dare un po' una fotografia sul particolare riferimento all'obiettivo di Policy 5 della prossima programmazione. E io però diciamo partirei un pochino più da lontano, ma in maniera molto veloce, per far capire un po' il percorso che ha fatto questo programma e come arriviamo al lavoro che insieme alle città stiamo facendo in merito alla costruzione del nuovo PON 2127. E come sapete, il PON Metro è stato nella sua prima, come dire, uscita nella programmazione attuale 14-20. Un'esperienza abbastanza, diciamo, unica a livello europeo, dove finalmente almeno le grandi città hanno avuto un programma dedicato. E qui vedete le 14 città che sono interessate, parliamo di città metropolitane, ma formalmente gli organismi intermedi, come sapete, sono i comuni, le amministrazioni dei comuni capoluogo. Però il programma ha una sua, come dire, validità e impatto. Gran parte, in buona parte, sull'intero, anche sull'area metropolitana. E questo programma, quando è nato, aveva sostanzialmente lavorava su due driver, quello dell'applicazione del paradigma della Smart City e il tema dell'inclusione sociale, intesa sia come intervento di infrastruttura sociale che di servizio sociale. E, già, come potete vedere dalla slide successiva, già nella sua, come dire, diciamo, costruzione originale, il programma aveva già degli elementi, degli strumenti per poter, come dire, rispondere al tema, diciamo, dare una prima risposta a alcune questioni di tipo ambientale e al tema dei cambiamenti climatici. Sostanzialmente lavoravamo, questo programma ha iniziato a lavorare su quattro mattoncini, il tema del digitale, che come è stato detto è in molti casi strettamente connesso e ha un impatto comunque come strumento diciamo, tecnologico per favorire i cambiamenti climatici. Poi abbiamo avuto un asse che lavorava sull'efficientamento energetico, sul tema della mobilità e poi appunto i due assi sull'inclusione sociale. Un po' come quello che Le slide non sta stanno cambiando slide. slide Sì. lei perché è No. fisso lo schermo, è Vediamo fisso solo la solamente copertina. slide perché non è in modalità Ah. display. Dovrebbe andare a schermo intero. Schermo intero. Può eventualmente provare a collegare il monitor a ricollegare. Continuate a vedere solamente una slide, vero? Posso chiedere se no la Ecco, regia è adesso avanzata, grazie. sì, adesso stanno andando avanti, può scorrere. Ora, così Perfetto. va bene? Annalisa, se Ok. puoi silenziare anche i microfoni di chi non sta Sì. parlando, grazie. Perfetto, allora riprendo da qui. Come vedete, diciamo, il programma lavorava su quattro, diciamo, sostanzialmente quattro ambiti, con un po' come è successo per i colleghi del PON Governance, abbiamo il PON Metro è stato individuato come uno dei programmi che potevano, come dire, assorbire risorse del React e in particolare con le risorse del React da destinare al tema, diciamo, del green. Quindi abbiamo ricevuto sostanzialmente 1,1 miliardi aggiuntivi formalizzati con la decisione dell'agosto del 2021 e questo ha portato sostanzialmente, come vedete, a far crescere, come dire, gli ambiti su cui il programma si muove, in una logica molto attenta al green e ai cambiamenti climatici. Quindi ai quattro tasselli iniziali,
Abbiamo aggiunto degli interventi specifici in materia ambientale, una forte attenzione al tema dell'economia circolare, alle infrastrutture verdi e quindi anche a un'innovazione sociale che potesse andare in qualche modo nella logica anche qui del tema del verde. Aggiungo un tassello che qui non c'è, che è quello dell'assistenza tecnica, perché è un tema che è stato sollevato da chi mi ha preceduto. E anche qui noi abbiamo utilizzato una gran parte delle risorse che ci sono state assegnate per favorire un rafforzamento della capacità amministrativa di questi 14 organismi intermedi per poter rispondere a questo, diciamo, sforzo straordinario che gli è stato chiesto sostanzialmente di spendere in 2 anni più di quello che era il programma, il doppio di quello che è il programma originario. E molte città hanno già, come dire, attuato e come dire, hanno già, diciamo, completato l'iter procedurale per acquisire personale e mediamente ogni città sta acquisendo, ha già acquisito qualcosa tipo tra i 70 e le 100 unità operative molto skillate che aiuteranno, diciamo, nei prossimi 2 anni a utilizzare questo programma e molte città hanno già previsto la stabilizzazione di almeno una buona percentuale di queste persone nei prossimi anni. Passaggio successivo è stato quello che appunto ci porta al PONMETRO 21-27, dove ancora di più lavorando abbiamo deciso, diciamo, faremo, diciamo, una forte attenzione al tema green e al tema del digitale, quindi le due trasformazioni guida della prossima programmazione e come vedete a questo si aggiungono anche diciamo, dei tasselli nuovi molto più specifici relativi all'obiettivo di Policy 5, come per esempio il tema del turismo e della cultura, che è l'ultimo, rigenerazione dei territori e quant'altro. Vado avanti per recuperare un po' i tempi. Qui ci sono alcuni esempi dei progetti che le città hanno individuato per attivare il React. È vero che il React ha avuto la sua formalizzazione, come dicevo prima, nell'agosto del 2021, ma su indicazione anche d'accordo con la Commissione, con il Dipartimento, abbiamo attivato fin dall'inizio del 2021 tutto un processo di analisi, raccolta diciamo, e individuazione dei progetti in modo che appena il programma è stato approvato già molti progetti sono cantierabili. Vedete, abbiamo strutturato sostanzialmente l'asse 6-6 sul tema del green, e oltre all'azione 611, che qui non è riportata, che riguarda in maniera specifica il tema del digitale. Abbiamo tre azioni che riguardano strettamente il tema che stiamo affrontando oggi. Quindi un'azione dedicata alla mobilità sostenibile, nelle sue molteplici, come dire, applicazioni, dalle infrastrutture ai servizi come MaaS, a sistemi di gestione, a rinnovo di materiale, eccetera. Un'azione specifica su un tema di efficientamento energetico che riguarda non solo le infrastrutture e i servizi pubblici, quindi mercati, scuole, impianti sportivi e quant'altro, si continua l'intervento, diciamo, sull'illuminazione urbana e naturalmente c'è un'attenzione agli interventi di efficientamento sul patrimonio storico e artistico, anche sotto un elemento di valorizzazione e recupero. Poi abbiamo un'azione specifica sul miglioramento ambientale e lotta al cambio climatico. E qui abbiamo i vari progetti di bonifica, recupero ambientale, desigillazione dei suoli asfaltati, azione di greening, insomma, varie tipologie che voi potete vedere e poi, diciamo, tanto le slide verranno, come dire, trasferite e quindi potrete anche approfondire un po' il tema. Quello che voglio dire è che questo programma si è assunto diciamo, un ruolo molto importante, ma anche abbastanza gravoso, perché l'accordo con la Commissione, tra il governo italiano e la Commissione, è che circa il 50% di queste risorse dovranno avere un impatto sul cambiamento climatico. Quindi sono scelte molto importanti. La nuova programmazione, vi do velocemente come ci muoveremo col prossimo programma,
Per quanto riguarda l'OP1, quindi l'obiettivo di policy 1, noi lavoreremo in una logica di cambiamento, sia con percorsi di aggiornamento del personale, percorsi di transizione digitale, quindi dando anche noi all'interno del programma una risposta a quell'esigenza di crescita della conoscenza all'interno della pubblica amministrazione. Supporteremo quindi domande di servizi digitali da parte dei cittadini e naturalmente anche azioni sperimentali di innovazione sul modello, per esempio, degli hub dell'innovazione, come sapete, è un tema abbastanza caldo in questo momento. E naturalmente tutto questo sempre nella continuità di lavorare in una logica di rafforzamento dei servizi digitali di questa amministrazione nei confronti dei cittadini. Avremo poi due assi dedicati, uno alla P2, uno specifico per il tema della mobilità, così come richiesto dai regolamenti comunitari, dove lavoreremo appunto sul tema di mobilità, in tema di sicurezza, in tema di connessione. Quindi sistemi di trasporto, mobilità ciclabile, micromobilità, supporto alla domanda di mobilità e sostenibile ai cittadini, cose che in alcuni casi, diciamo, un campo un po' più ampio di quello che stiamo facendo adesso. Accessibilità alle stazioni, nodi, parcheggi di interscambio e logistica urbana sostenibile. Avremo poi un asse dedicato più al tema dell'energia e dell'ambiente, una logica di riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche. Si lavorerà molto sull'edilizia pubblica a zero emissioni, tema delle smart grid e naturalmente anche su una migliore gestione sostenibile sia delle risorse idriche e urbane. C'è un tema poi di cambiamento dal punto di vista delle fonti rinnovabili, come dicevo prima, una fortissima, ancora più forte attenzione a progetti di economia circolare e a favorire dove è possibile processi di autonomia energetica, quindi anche noi stiamo lavorando sulle comunità energetiche. Per quanto riguarda il safeguard, interventi per adattamento ai cambiamenti climatici, quindi anche un'alta prevenzione per quanto riguarda i rischi appunto di tipo dovuto appunto a inondazioni, diciamo, a innalzamento del calore e quant'altro. E su questo sono importanti progetti, faremo così come già avviati sul React, di supporto, diciamo, nella tipologia delle infrastrutture verdi, quindi attraverso un recupero anche dei siti urbani degradati. Per quanto riguarda il sociale, quindi l'OP4, le città, diciamo, la logica è quella di avere città più aperte, più in cui c'è anche una forte integrazione sociale delle persone a rischio povertà o di esclusione sociale, anche questo è in forte continuità con quello che stiamo facendo nell'attuale programmazione. Ci sarà una maggiore apertura al tema dell'occupazione e quindi favorire l'accesso all'occupazione e misure di attivazione per le persone in cerca di lavoro. Ovviamente tutto questo dovrà essere, come dire, attivato in perfetta sinergia con gli altri programmi nazionali che hanno competenza in queste tematiche, e naturalmente con un raccordo forte con anche i programmi regionali. Quindi città anche più vicine ai cittadini. Questo vuol dire sostanzialmente favorire lo sviluppo sociale integrato anche però con collegamento al tema della cultura, del patrimonio naturale, del turismo sostenibile, e questo sostanzialmente è quello che è un po' l'asse, diciamo, le caratteristiche dell'OP5, dove noi vorremmo lavorare molto, come vedete sulla destra della slide, nelle alcune tematiche specifiche, cioè in tema di restauro e conservazione. In tema di ICT Mi per la cultura. dispiace interromperla di nuovo, ma si sono di nuovo bloccate le slide, almeno sul mio computer vedo solo la 7. Ecco, adesso ho passato alla 8. Sì, ok. Poi la La pregherei di struttura. concludere nei prossimi 2 minuti, gentilmente. Perfetto, chiudo subito. Tanto le lascio le slide e quindi troverete una rappresentazione un po' della struttura del programma, quindi dove indicheremo più o meno quali sono gli obiettivi non solo di policy, ma anche gli obiettivi specifici, che sono alcuni di quelli previsti dai regolamenti cui noi vorremmo concentrare il nostro lavoro, quindi non li leggo, li troverete nell'allegato. Volevo dare così un elemento, naturalmente
Il PON Metro, come adesso e come sarà nel futuro, è un programma territoriale di per sé, indipendentemente dal fatto se si lavora sull'OP5 o sugli altri obiettivi di policy. Quindi tutto il programma dovrà fare riferimento a quel tema delle strategie che all'inizio di questa giornata di lavoro era stato, come dire, sollevato e ricordato anche da chi mi ha preceduto. Faremo alcune azioni specifiche sull'OP5. Che sostanzialmente, oltre ad avere interventi, appunto, ripeto, su alcuni temi propri dell'OP5, lavoreranno in una logica di sviluppo territoriale, quindi di piano territoriale, e quindi naturalmente dove potranno svolgere questi programmi sia con risorse esclusive dell'OP5 o, come dire, coinvolgendo e utilizzando anche le risorse degli altri OP del programma. Quindi una logica di una fortissima integrazione, elemento che era già molto presente in questa programmazione. Ultima slide, l'OP5 quindi lavorerà molto per stare un po' al tema di oggi, abilitando strumenti integrati di sviluppo territoriale per favorire quindi il tema della transizione ecologica. Quindi metteremo insieme i tre elementi, OP2, l'OP5 insieme agli altri tre OP, anche per favorire quindi come troverete nell'ultima slide, progetti di territorio che nati dal basso favoriscono una rigenerazione urbana di aree urbane degradate, l'adeguamento, miglioramento sismico, efficientamento energetico e naturalmente lo sviluppo di progetti di economia circolare. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Martini, e soprattutto per quest'ultimo appunto sull'integrazione delle politiche urbane che era già stato richiamato sin dalle prime presentazioni di questo convegno.